Una famiglia marchigiana su due ospita in casa almeno un animale da compagnia. Cani e gatti diventano dei veri e propri membri del focolare domestico, nutriti e curati con estrema attenzione. Anche quest'anno la nuova ordinanza 2023 conferma la possibilità di fare il bagno in mare con il proprio animale al mattino dalle 6 alle 8 e di sera dalle 18:40 alle 21. Mentre il gatto si gode il giardino di casa o un terrazzo ombreggiato, il cane spesso segue il padrone anche nei piacevoli momenti di relax. E una delle maggiori richieste del turista è proprio quella di poter trascorrere le sue vacanze insieme al suo amato compagno a quattro zampe, garantendo la sorveglianza dell'animale che deve comunque essere condotto in mare con il guinzaglio senza lasciarlo mai incustodito anche durante la balneazione. Che tipo di servizi dà la spiaggia dei cani? Dà la possibilità di stare in spiaggia tutto il giorno con libero accesso all'acqua, che è un servizio particolarmente, secondo me, utile se hai dei cani che stanno volentieri con te in spiaggia, oltre ai normali servizi, una spiaggia attrezzata per le persone. È la prima volta che venite a Fano? A Fano sì, assolutamente sì. Quindi voi cercate, quando venite, andate in vacanza, una spiaggia Una per i spiaggia, cani? assolutamente, assolutamente sì. Loro si sono divertiti a tuffarsi sulla piattaforma, per cui assolutamente nulla da dire. Ma mentre a Fano la spiaggia degli animali dell'Arzilla è perfettamente organizzata, oltre che bacino di accoglienza anche del turismo limitrofo, quella di Pesaro resta ancora senza gestori, frequentata comunque da famiglie di bagnanti che non vogliono separarsi dai loro cani. L'idea di investire e costruire uno stabilimento esclusivo per animali viene più o meno intorno al 2000 e va di pari passo anche con il comune di Fano, che aveva fatto nascere la prima spiaggia per animali. Poi successivamente sono stati fatti dei bandi, abbiamo avuto l'assegnazione e ormai sono 7 stagioni che gestiamo questa struttura, che è diventata importante non solo per i cittadini ma anche per i turisti che comunque scelgono la nostra città per questi determinati ed esclusivi servizi, perché sono degli servizi secondo noi ad alto livello ma anche secondo le persone che ci scelgono. C'è un piano spiaggia che prevede la possibilità di avere un'area dedicata agli animali e nella zona di Baia Flaminia. Abbiamo partecipato al bando negli anni scorsi con un nome che era anche molto grazioso perché si chiamava Baia Flaminia, ma quest'anno per vari motivi il bando è uscito abbastanza in ritardo, ma anche la disponibilità di materiale, quindi ombrelloni e lettini, era difficile da reperire, oltre che al personale abbiamo deciso di non partecipare. Veniamo qua da Giovanni perché ci troviamo benissimo. Abbiamo abbandonato le spiagge di Pesaro davanti a casa e preferiamo venire qua a farci tutti i giorni o quasi 10-15 km, ma preferiamo venire qua. È stato mezza Europa, anche col cane, anche in Italia, ma una struttura così io non l'ho vista da nessuna parte, quindi bisogna fare i complimenti a Giovanni, in primis per la struttura che ha fatto, ma anche al sindaco, alla giunta di Fano, che purtroppo a Pesaro queste cose non vengono fatte. Vedo che viene gente, io ho conosciuto gente qui che viene da fuori, da Verona, da Milano, da Torino, dall'estero, quindi vuol dire che è ben recepita. In compagnia del nostro pet, la regola resta sempre la stessa. Oltre alla tutela della salute dei nostri animali, un occhio di riguardo deve sempre essere dato anche alla buona educazione.